Non stanno firmando, sto segnando. Questo è stato un percorso partecipato che parte da molto lontano e non nasce oggi. Lo stiamo proseguendo noi con coerenza. Chiaramente da Roma arrivano segnali da parte del Partito Democratico che mettono seriamente in dubbio questo percorso. Chiaramente quello che succede a Roma deve succedere anche a Palermo, quindi non possiamo ragionare in termini di rottura dell'alleanza a Roma e proseguimento dell'alleanza a Palermo. Per il Partito Democratico l'importante, l'obiettivo è costruire un'alternativa al governo Musumeci, che è un governo di fatto fallimentare, quindi noi metteremo alla base un progetto con la collaborazione di chi è favorevole a poter far uscire la Sicilia da questo guado. È chiaro che con la calma necessaria dovremo sederci a un tavolo e capire qual è l'intenzione di tutti i soggetti politici affinché la Sicilia possa essere prioritaria rispetto a altre cose. Sicuramente ci sono posizioni diverse, per quello che mi riguarda personalmente ritengo che da soli non si vada da nessuna parte, la coalizione e l'esperienza siciliana è qualcosa in più. Tuttavia la macchina era partita, quindi non si può fermare in corso d'opera. Avrei preferito, per la verità, l'annullamento delle primarie, in quanto c'è una rottura all'interno dell'intesa, e quindi con questa rottura avrei preferito che il Partito Democratico, sono del Partito Democratico, avesse scelto direttamente la candidata o il candidato senza bisogno di fare le primarie con un partito o un movimento che ha rotto alleanze di una importanza fondamentale per il Paese e per gli italiani.